Con il convegno Materia Preferita Libri si è aperta l'undicesima edizione di Adotta l'Autore, il progetto di promozione della lettura patrocinato da Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino e Comune di Pesaro, con il coordinamento dell'Associazione Culturale Le Foglie d'Oro. Un progetto, quello di Adotta l'Autore, che nella provincia di Pesaro e Urbino vede ogni anno l'adesione di circa 20 istituti, con 80 plessi, per un totale di 10.000 alunni iscritti. Obiettivo del convegno che si è svolto al Teatro Sperimentale di Pesaro è stato quello di puntare l'accento sulla promozione della lettura a qualunque età, mettendo al centro la scuola e la famiglia ed indicando strategie da attuare in classe e a casa, quotidianamente, per crescere lettori autonomi e consapevoli. Allora, Adotta l'Autore, questa è la nostra 11ª edizione, abbiamo aperto oggi con il convegno qui al Teatro Sperimentale di Pesaro, un convegno tutto dedicato alla lettura, ai libri, all'importanza della promozione della lettura, come anche no, fare promozione della lettura in modo efficace, non casuale, ma strutturarla e in questo modo restituendo alla scuola un ruolo importantissimo, il ruolo principale insomma in questo percorso che si fa. Ovviamente la scuola che poi ci unisce alle famiglie, quindi fa sì che questo percorso vada avanti anche a casa. In una società dove tutto è più veloce attraverso i social network, ha evidenziato il presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Daniele Tagliolini, l'approfondimento e la lettura sono fondamentali per stimolare la voglia di conoscenza. Comprare un libro all'interno di una famiglia e di una scuola è una scelta strategica per investire sulle nuove generazioni. Dopo i saluti della dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Marcella Tinazzi e dell'assessore alla crescita del Comune di Pesaro, Giuliana Ceccarelli, si sono alternati interessanti nomi del mondo della letteratura per l'infanzia, preceduti dallo spettacolo Conferenza Buffa di Antonio Catalano, una lezione di teatro fuori dagli schemi. Coordinati da Stefania Lanari della libreria Le Foglie d'Oro di Pesaro, sono intervenuti Silvia Blezza Picherle, professoressa di letteratura per l'infanzia e pedagogia della lettura all'Università di Verona, Sabrina Ilpisch, tra i promotori del Festival di Letteratura per Ragazzi Storie Controvento, lo scrittore per l'infanzia Luigi Dalcin, vincitore del prestigioso premio Andersen, l'attore e libraio della libreria Miranfu di Trani Enzo Covelli e lo scrittore e illustratore Antonio Ferrara, altro premio Andersen. Io sono uno scrittore di libri per ragazzi e uno scrittore che incontra molto spesso gli alunni nelle scuole. E quando lo scrittore entra in una classe c'è sempre un bambino che alza la mano e gli fa delle domande. Io ero molto teso al mio primo incontro con l'autore perché incontravo dei bambini che non avevo mai visto prima, che non conoscevo. E avevo studiato tutto di psicologia dell'età evolutiva, tutto di letteratura per l'infanzia e questo primo bambino per la mia prima domanda alza la mano nel primo banco e dice: Luigi Dalcin, ti devo fare una domanda sul tuo ultimo libro. Io penso, cavoli, avrà trovato gli errori oppure adesso mi fa una domanda che non mi ricordo. Io dico, dimmi pure, Luigi Dalcin, nel tuo ultimo libro come hai fatto a incollare le pagine? Le domande dei bambini sono molto interessanti e diverse da quello che si aspetta l'adulto. Un'altra domanda frequente, specie per i bambini più piccoli, ma sei veramente tu l'autore? Io dico sì. Beh, se sei proprio tu un vero scrittore, come mai sei ancora vivo? Intendendo che gli scrittori sono già tutti belli che morti. Una maestra una volta mi ha detto che un bambino quando ha detto che sarebbe andato uno scrittore ad incontrarli, un bambino gli ha chiesto: ma viene vivo? Ecco, queste sono le domande un po' più semplici a cui può rispondere uno scrittore in una classe. Ma poi vengono fuori le domande, quelle più vere, più profonde, del tipo: perché scrivi? Perché scrivi dei libri? Perché scrivi per noi che siamo dei bambini e non scrivi per gli adulti che fanno parte della tua tribù? Da dove prendi le idee? Perché è importante raccontare delle storie? Magari delle storie che finiscono bene, quando nel mondo invece accadono cose che non sempre finiscono bene. Queste sono poi le cose che i bambini vogliono sapere di più. Ed è questo che è giusto raccontargli. Nel pomeriggio sono eseguiti vari workshop con gli insegnanti al Teatro Sperimentale e ai Musei Civici di Pesaro. La spontaneità va un po' accompagnata e
costruita, la spontaneità dei bambini intendo, mentre invece spesso i docenti sono preoccupatissimi di creare un evento che faccia piacere all'autore, mentre l'autore è una specie di servizio pubblico che arriva in una classe scolastica proprio per incoraggiare i ragazzi a trattare in maniera problematica, cioè emotiva, emozionata, il libro. Il libro però va accompagnato non a partire dall'insegnante, è tutta una filiera che si attiva, l'autore che lo scrive, il libraio che lo propone, il docente che lo accompagna, tutto per beccare i bambini che poi sono gli utenti ultimi. Utenti però non passivi, non semplici, non stupidi, anzi complessi. Complessi a patto che gli si lasci lo spazio di manifestarlo. Tutto qui. In particolare Silvia Blezza Pickerle si è soffermata sui pilastri per una promozione di qualità della lettura, mettersi nei panni del bambino, rendendolo protagonista e libero di scegliere alcune letture al posto di altre, esplorare il testo, diventare una comunità interpretativa, cercando insieme agli alunni il significato dei libri, ritrovare il tempo per la lettura ad alta voce.